come dire, non percepiscono cambiamenti enormi nella loro, in quello che è davanti ai loro occhi, semplicemente perché il cervello non è fatto per percepire tutto quello che avviene, il cervello è fatto per percepire quello che lui crede che sia importante, ma quello che crede che sia importante dipende dai contesti e quindi il cervello può essere ingannato. Ora, questi aspetti sono molto importanti, ma se ne, si aggiunge qualcosa che è tipico degli esseri umani, no? Perché finora io ho parlato della mente, ma avrei potuto parlare della mente umana come della mente dei topi, come della mente dei cani e dei gatti. Cosa ha in più la mente umana? La mente umana ha l'estensione culturale. La mente umana è un prodotto che si serve in maniera estensiva degli artefatti culturali, cognitivi, di cui noi costelliamo il nostro ambiente. Quando faccio queste osservazioni a lezione, sono di solito in un'aula, qui è un po' buio e vedo fino a un certo punto, comunque tendenzialmente dico ai miei studenti, ditemi qualcosa che sia naturale in questo ambiente. Ora, nel San Raffaele, che abbiamo aule decenti, non c'è niente di naturale, perché ci sono solo banchi, sedie, luci, c'è lo schermo del computer, lì vedo una pianta, per esempio, ecco, lì una cosa naturale c'è. Certamente noi non siamo naturali, no? Ciascuno di noi è vestito, è sbarbato, ha qualcuno anche pettinato che ha i capelli, insomma ci sono un sacco di attività che come dire, hanno a che fare con la artificialità della nostra stessa natura. Quindi cosa c'è di naturale nel nostro ambiente? C'è pochissimo, noi viviamo in un mondo pieno di cellulari, di telefoni, pieno di simboli. Io ripeto, vi sto parlando in un linguaggio, quindi con qualcosa che è stato appreso culturalmente e sono seduto su una sedia e questo oggetto è stato costruito, c'è stato un processo molto complesso. Viviamo tutti in ambienti artificiali. La cosa che però talvolta si dimentica è che questi ambienti artificiali hanno dei supporti non solo alla vita pratica, ma anche alla nostra mente. Noi viviamo in un mondo di simboli, viviamo in un mondo di rappresentazioni, di cartelli stradali, di segnali con uscita di sicurezza, di mappe. Noi decodifichiamo continuamente tutto questo e tutto questo ha a che fare con l'idea di potenziamento della nostra mente. Quando noi prendiamo un appunto e lo scriviamo su un foglio di carta, stiamo potenziando la nostra memoria biologica oltre i limiti che, tra virgolette, la natura ci aveva posto. Se voi prendete un grande matematico, se qui fosse presente un grande matematico, uno di quelli che ha dimostrato teoremi importanti, e qualcuno di noi privo di alcuna capacità matematica lo sfidasse a una gara di aritmetica, per esempio a fare delle moltiplicazioni, ebbene, io dico, io sfido il matematico, scommetto il mio stipendio che sarò più bravo di lui, più veloce, più corretto a fare queste moltiplicazioni, anche se il matematico è allenato da tutta la vita a farlo, chiedo solo un piccolo vantaggio. Il matematico deve contare a mente, io posso usare carta e matita. Vinciamo. Chi usa carta e matita può vincere contro qualunque cervello biologico, perché la memoria di lavoro del nostro cervello non permette di memorizzare che un numero limitato di termini, di cifre in questo caso. Quindi io posso fare moltiplicazioni con numeri a 7-8 cifre che la memoria biologica non ci permette. È una banalità, ma è una banalità che ha permesso la nostra cultura, la genesi della nostra civilizzazione, la nascita di una tecnologia sviluppata, il tramandare le idee da una generazione all'altra. Quindi la mente umana in questo senso si estende in supporti che la veicolano. Ora naturalmente qualcuno potrebbe dire, ma è assurdo, la mente umana non è semplicemente la capacità di fare qualcosa, la mente umana per esempio è una sostanza, deve avere una sua natura. Ecco, dietro il modello che vi sto presentando e anche le riflessioni filosofiche e scientifiche che ci sono, c'è un superamento di questa visione della mente umana, c'è l'idea che la mente umana non è tanto una questione di sostanza, ma è una questione di funzione. La mente umana, definire che cos'è la mente, significa definire che cosa fa la mente, qual è la funzione della mente. E in particolare, in relazione alla rivoluzione delle scienze cognitive, l'idea è che avere una mente è avere un dispositivo di elaborazione dell'informazione. Questo è il nodo teorico fondamentale. Per Cartesio, no, nel 600, la mente umana è una espressione della res cogitans, una sostanza, una res molto diversa dalla res extensa, dalla materia, che era alla base della nostra soggettività, della nostra diversità in quanto
creature che potevano dire cogito ergo sum. Ebbene, per l'approccio della scienza contemporanea, direi nella sua totalità, la mente umana è fondamentalmente definita da una serie di funzioni. Queste funzioni sono state studiate in termini di elaborazione dell'informazione. Naturalmente il cervello non è un computer digitale, il cervello funziona in maniera molto diversa da un elaboratore tecnologico fatto di chip di silicio, ma il cervello è comunque una macchina fatta per elaborare l'informazione, in particolare quel tipo di informazione che sono le rappresentazioni che noi ci creiamo del mondo. Se questo è vero, quando il nostro cervello viene collegato al resto del mondo e può usare degli strumenti esterni di elaborazione dell'informazione, funziona un po' come un cervello messo in rete. Pensate a un computer isolato e a un computer che lavora con internet. Il computer isolato può fare tante cose, ma il computer con internet ne può fare molte di più. Può utilizzare strumenti che vanno al di là dei limiti computazionali interni. Ora, vi sembrerà un discorso relativamente astratto, ma è in qualche senso il modo in cui noi possiamo vedere e capire come mai siamo così diversi dagli altri animali, dagli animali non umani che popolano il nostro pianeta. Perché quando vi dicevo, all'inizio vi dicevo, c'era una visione che attribuiva alla cultura la capacità di forgiare le nostre menti, lasciando pochissimo spazio al cervello. Questo è superato. Però anche ridurre tutto quanto a ciò che avviene all'interno del cervello sembra una visione in parte riduttiva e c'è molto da dire e ha a che fare con la nostra capacità appunto di potenziare la nostra mente con i supporti culturali. E siccome mi è stato detto di essere breve e di lasciare spazio alla discussione, mi tengo un ultimo concetto, però è un concetto importante anche sul punto di vista etico e non solo di filosofia della scienza. Ed è questo, una delle cose più importanti che possiamo fare noi grazie allo sviluppo culturale e grazie in particolare allo strumento del linguaggio è che possiamo riflettere su noi stessi e modificare il nostro modo di pensare. Gli esseri umani sono probabilmente, per quel che ne sappiamo, le uniche creature dotate di questo tipo di autocoscienza riflessiva. Io posso non solo essere cosciente, ma essere autocosciente, cosciente di me stesso. E per esempio ci possono essere delle cose di me stesso che non mi piacciono, che voglio cambiare. Ci possono essere delle cose di noi esseri umani che non ci piacciono e che possiamo voler cambiare. Noi siamo creature che fanno un'opera di autoingegneria, cioè si autoprogettano. Quando noi creiamo una scuola, quando noi facciamo della pedagogia, quando noi creiamo degli strumenti di istruzione, noi in qualche maniera lavoriamo sulla autoprogettazione massiccia degli esseri umani. Pensate che noi impieghiamo anni, no, da bambini per imparare qualcosa di estremamente naturale come scrivere. Tra l'altro il futuro della scrittura nel mondo dei computer è tutto aperto, ma senz'altro la lettura, che è un'altra questione molto, un'altra faccenda molto complicata, difficilmente sarà soppiantata. Forse la scrittura sì, ma la lettura è molto difficile. Perché facciamo così tanta fatica? Perché ci serve per autoprogettarci. Allora il punto è: quanto e fino a che punto possiamo autoprogettarci? Oggi noi possiamo autoprogettarci a livello cognitivo, naturalmente ci sono i limiti biologici, per cui non possiamo avere degli strumenti più cognitivi che vanno oltre le capacità del nostro cervello, ma tenete conto che grazie alla nostra capacità tecnologica noi abbiamo anche l'ingegneria genetica, possiamo anche modificare il nostro cervello. Dove ci può portare? Beh, gli scenari di Blade Runner sembrano ancora poca cosa rispetto a quello dove si può arrivare. Per chiudere con due citazioni letterarie, due romanzi. Il primo romanzo è un romanzo degli anni Ottanta di Bruce Sterling, uno dei padri anch'egli del cyberpunk. Si chiamava La matrice spezzata e vedeva un mondo futuro, in cui, postumano, in cui c'erano tre categorie di esseri umani. Quelli che lui chiamava Shaper, che erano dei esseri umani che modificavano geneticamente se stessi, quelli che lui chiamava mechanist, esseri umani che utilizzavano appunto supporti, erano dei cyborg, supporti tecnologici per modificare se stessi, e questi due lottavano per la supremazia nel sistema solare. E poi c'era il futuro, che erano gli esseri umani che non accettavano più regole, che diventavano qualunque cosa, ma erano ancora umani. Questa è una domanda che lascio alla vostra riflessione. L'altro romanzo
più vicino a noi nella realtà è quello che vi ho già citato, Neuromante, Neuromancer di Gibson, dove gli esseri umani interagivano nella rete. Gibson lo presentava negli anni 80 con grande preveggenza come un futuro che sarebbe arrivato. Il futuro è già arrivato, noi siamo nella rete, il modo con cui impariamo, con cui i nostri figli imparano, con cui ci relazioniamo, conosciamo, accumuliamo le conoscenze è cambiato, e tutti gli studiosi dell'argomento dicono che questo sta cambiando la nostra mente. Lo sta facendo molto in fretta, che sia bene o male è una cosa su cui bisogna riflettere. Di sicuro non dobbiamo evitare di esserne consapevoli, perché sta succedendo, noi possiamo esserne consapevoli o non esserlo, ma se lo siamo, secondo me è meglio. Grazie. Io innanzitutto, prima di andare avanti e leggere le prime domande che sono già arrivate, vi ricordo il numero di telefono al quale spedirle. Il numero è 328-73-64-025. Ripeto, 328-73-64-025. Ma intanto, prima di leggere queste prime domande, volevo farle io una domanda. E visto che abbiamo citato Cartesio così di sfuggita, penso che in queste due settimane sia venuto fuori spesso implicitamente il problema del dualismo, cioè il problema della mente e del corpo, quindi della ragione e della passione. E spesso abbiamo ragionato, anche grazie al professor Curi, ecco, sul ruolo delle passioni, sul ruolo dell'affettività, sul ruolo delle emozioni per la conoscenza. Ecco, questi due mondi oggi sono ancora, come li descrive Cartesio, separati, oppure forse sono legati indissolubilmente? No, direi che sono legati sempre più indissolubilmente, e da un punto di vista scientifico una delle grandi rivoluzioni, anche essa, un grande cambiamento che ha avuto a che fare a cavallo tra gli anni 90 e i primi decenni del nuovo secolo, ovvero la scoperta del ruolo fondamentale delle emozioni anche nel ragionamento. C'è un libro molto bello che consiglio a chiunque sia interessato a questi temi, di Antonio Damasio, un neuroscienziato portoghese, intitolato non a caso L'errore di Cartesio, dove fondamentalmente Damasio racconta casi clinici e i suoi studi di persone che, con danni alle aree emotive del cervello o a quelle parti della corteccia cerebrale che elaborano i segnali che vengono dalle aree emotive, in particolare sono casi storici e casi di pazienti, queste persone non erano più in grado di programmare razionalmente la loro vita, perché le emozioni sono fondamentali nel modulare anche le risposte più razionali. Quindi in realtà la separazione tra emozione e ragione è una separazione utile per certi aspetti, ma che non ci deve far dimenticare quest'unità fondamentale. La corporeità interviene a tantissimi livelli nel pensiero, e quindi no, questo aspetto del dualismo cartesiano non funziona più. Poi Cartesio non ha detto solo cose sbagliate, ma è un altro discorso. Su questo aspetto qui aveva probabilmente torto. E credo che anche alcune domande vadano proprio in questa direzione. Parla